Buongiorno, devo richiamarvi all'ordine. Ci sono in questo momento due convegni alla scuola, questo è uno al piano di sopra che buffamente è sull'archeologia subacquea, però sta al piano sopra di noi, io tra poco devo immergermi al piano di sopra. Volevo però essere presente all'apertura di questo incontro, innanzitutto per ringraziare la Presidenza della Repubblica che ha concesso il patronato a questa iniziativa, un riconoscimento all'iniziativa stessa e alla figura di cui parliamo. Non so dirvi esattamente il numero dei docenti che la scuola abbia avuto dalla sua fondazione, senz'altro un numero piccolo che non so quantificarvi, forse Mauro lo sa, ma temo neanche lui abbia fatto questo conteggio, mi informerò. Molti di questi sono studiosi importanti, persone che hanno avuto un ruolo o hanno un ruolo di riferimento nella loro disciplina. Non tutti però sono stati davvero dei maestri che hanno saputo creare una scuola, nella scuola e fuori dalla scuola, che hanno saputo crescere degli studiosi che a loro si richiamano, che loro si riconoscono, che li riconoscono come loro maestri. Sicuramente Gianfranco Contini era uno di questi. Nei suoi 11 anni alla scuola e intorno a questi 11 anni ha svolto un ruolo davvero di guida e anche qui oggi ci sono persone che riconoscono e sentono vicina questa guida, sentono vicino questo metodo, sentono vicino questi valori. Quindi è importante parlarne, mi fa molto piacere che la scuola lo abbia fatto, ringrazio il vice direttore e il preside della scuola che hanno voluto questa iniziativa. Sono certo che i lavori saranno fruttuosi e mi spiace molto non poterci essere, ma so che mi stanno aspettando al piano di sopra, quindi vi ringrazio per essere qui, spero che la scuola accoglierà degnamente questa parte della sessione, che i lavori potranno funzionare nel modo migliore. Vi auguro buon lavoro e lascio la parola ai relatori, mi scuso ancora.